incontri al mio cuore, qui ci devono essere anche le ragioni di una vittoria che noi vogliamo venire a festeggiare il 22 di settembre. Cambiare per poter governare. Sono queste le parole utilizzate da Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, nella sua visita a Pesaro, svoltasi sabato 12 settembre all'Hotel Excelsior. Un intervento che aveva come obiettivo quello di presentare i candidati del partito della giurisdizione della provincia di Pesaro Urbino, ma anche di sostenerli, puntualizzando gli obiettivi ed il contributo che i membri di Forza Italia, candidati al Consiglio regionale, potranno dare alla coalizione e alla Regione Marche nel caso di vittoria il 20 ed il 21 settembre. Qui ci sono grandi imprenditori, c'è una grande impresa agricola, una grande impresa commerciale, industriale. Purtroppo c'è un governo non all'altezza della situazione. Le Marche sono grandi nonostante il loro governo regionale, non grazie al loro governo regionale. Bisogna crescere. Qui purtroppo ancora si subiscono le conseguenze del terremoto, ci sono ancora macerie, 30.000 persone fuori casa. Non c'è un'idea di regione. Abbiamo candidati forti, dinamici, giovani, ovviamente uomini, donne, che vengono dal mondo del lavoro, delle professioni, dell'impresa, che hanno già fatto politica, che non hanno già fatto politica. Noi vogliamo una politica che sia in grado di interpretare i bisogni del territorio, esattamente quello che in questo momento l'amministrazione di sinistra non sta facendo e che da molti anni non sta facendo. Presenti all'incontro anche Elisabetta Foschi, coordinatrice provinciale di Forza Italia, e Francesco Battistoni, commissario regionale del partito. Credo che dopo 27 anni di mal governo del centro-sinistra sia arrivata e giunta l'ora di un cambiamento forte e radicale. Non possiamo più andare avanti così, ormai le Marche sono isolate per quello che riguarda le infrastrutture, perché vi invito ad arrivare dalla Toscana, da Roma, dal Lazio e vedete quanto ci impiegate soprattutto ad arrivare fino a qua. Credo che dobbiamo lavorare in questa direzione, dobbiamo andare incontro alle imprese, abbassare le tasse, ridurre il cuneo fiscale. Questo è quello che vogliono gli imprenditori perché vogliono lavorare in tranquillità, non chiedono sussidi, ma lavorare in tranquillità. Quindi viva Pesaro, viva le Marche, viva Forza Italia, viva l'Italia. Grazie a tutti voi.